Un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV6. In apertura, il Green Pass che da domani entrerà in vigore con l'obbligo per accedere a diversi esercizi commerciali e agli eventi. Tendenzialmente gli esercenti sono favorevoli, ma le perplessità non sono poche. Giuseppe Dintino. Ultimo giorno senza Green Pass. Da domani, venerdì 6 agosto, il passaporto anti-Covid sarà obbligatorio, come disposto dall'ultimo decreto legge. Il Green Pass lo ottiene chi ha ricevuto il vaccino, basta anche solo la prima dose, chi ha già contratto il virus ed è guarito negli ultimi 6 mesi, o chi si è sottoposto a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Senza una di queste tre certificazioni non si potrà più accedere a bar, ristoranti o qualsiasi altro esercizio dove si consumi al chiuso, seduti al tavolo. Servirà anche per entrare nei musei, nei cinema o alle mostre, così come per palestre, piscine e centri benessere. Ed anche all'aperto, il Green Pass sarà necessario per assistere a concerti, eventi, sagre, fiere e congressi. Non servirà invece negli alberghi e nei centri estivi e nemmeno in chiesa. Siamo favorevoli al Green Pass, dice Confesercenti, ma rimangono delle perplessità. Non si comprende, ad esempio, se nella ristorazione all'interno degli hotel, considerando che siamo in un periodo agosto dove ormai le prenotazioni sono state già fatte e gli hotel sono già pieni, se in realtà all'interno della ristorazione, nelle strutture ricettive, si debba avere o meno il Green Pass. Poi c'è tutta una parte relativa ai piccoli intrattenimenti, alle sagre, alle fiere, cioè attività che solitamente sono aperte all'aria aperta e aperte al pubblico, dove non si comprende come si possa in qualche modo controllare l'entrata e l'uscita. Gli stessi controlli, noi abbiamo sollevato forti dubbi, cioè i titolari non sono pubblici ufficiali, per cui non hanno la potestà di chiedere la carta d'identità, comunque il Green Pass stesso, per cui abbiamo chiesto che in qualche modo sì, ci sia una persuasione, si chieda l'autocertificazione da parte del cliente, ma non si può responsabilizzare financo ad arrivare a una multa al titolare. Il Green Pass è previsto solo per chi ha più di 12 anni. Chi ne sarà sprovvisto nei luoghi dove è obbligatorio rischia una multa fino a 400 euro, mentre gli esercenti che non vigileranno rischiano la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni. Noi come ristoratori sicuramente qualche cosina andremo a perdere al momento in cui si entrerà al coperto, diciamo al chiuso. Innanzitutto non siamo degli sceriffi e quindi non potremmo, proprio per legge, non possiamo chiedere il documento, quindi non so come attuare questa pratica. La cosa migliore sarebbe, spero che il governo faccia, un'autocertificazione. Per alcuni settori il Green Pass era già obbligatorio dallo scorso giugno, ad esempio per la filiera dei matrimoni e degli eventi. Che tutti quanti partecipino a ciò, ma soprattutto per una sicurezza dei nostri ospiti che possono festeggiare e svolgere l'evento in totale tranquillità. Ovviamente la responsabilità deve essere di ognuno, non solo della struttura, ma di ogni partecipante. Insomma, i dubbi sul Green Pass non sono pochi, riguardano i settori dove sarà obbligatorio, chi dovrà controllare e sanzionare, chi sarà responsabile di eventuali violazioni. Per molti esercenti però rappresenta anche una speranza, quella di scongiurare nuove chiusure ad autunno. È un'occasione per lavorare in sicurezza, anche perché il nostro settore è stato, diciamo, abbastanza penalizzato da 7 mesi di chiusura. E con il Green Pass, la speranza è quella di non chiudere. Ed ora l'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 123 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Sono risultati dall'analisi di 3.861 tamponi molecolari e 2.501 test antigenico. Il tasso di positività nella giornata odierna è pari all'1,93%. 38 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Uno, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.500
376, con un incremento di 82 casi rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo 2515. 42 sono i nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1615, con un incremento di 81 unità rispetto a ieri. Del totale dei nuovi casi positivi, 19 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 27 a quella di Chieti, 34 a quella di Pescara e 42 a quella teramana. E noi cambiamo argomento, parla di Operazione Verità il PD sull'ex sito industriale Montecatini di Piano d'Orta dopo le dichiarazioni di Fratelli d'Italia. Il servizio di Paolo Renzetti. L'avete chiamata Operazione Verità, fare chiarezza sull'ex sito industriale Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano, anche dopo la conferenza stampa nei giorni scorsi di Fratelli d'Italia. Perché questa Operazione Verità? Ma intanto perché il consigliere Testa ha bisogno di fresco, di ombra per un po' di tempo per recuperare le sue forze, perché ha dichiarato cose inesistenti e contraddittorie e fuori dalla grazia di Dio, perché le ordinanze su Edison emesse per il sito di Bussi e Piano d'Orta sono ordinanze emesse dalla presidenza di Marco negli anni che vanno dal 2014 al 2018. Lui ha fatto tutt'altro, lui il 7 ottobre 2014 comunicava al Ministero dell'Ambiente che non era stato possibile trovare il soggetto inquinatore e che non avrebbe partecipato alla conferenza dei servizi. Quindi dire oggi che è un lavoro fatto dall'attuale centrodestra o dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia in regione, in provincia e nel comune di Bolognano è una contraddizione palese, ma io questo lo addebito a chi ha bisogno di evidenza per essere presenti sul territorio. Noi parliamo con gli atti amministrativi, ci sono le ordinanze, il Consiglio di Stato ha già decretato la responsabilità in capo a Edison definitivamente per quanto riguarda Bussi, lo sta per fare definitivamente anche per Piano d'Orta e la sentenza ci sarà a dicembre. C'è questa ordinanza emessa dal sindaco pro tempore di Bolognano che dice che la responsabilità della demolizione deve essere in capo alla proprietaria attuale, la Molligian, ma già ho letto cose che ha detto la Molligian a riguardo. Credo che ci sia un rallentamento eccessivo delle procedure dettate proprio dalle ordinanze emesse dal sindaco di Bolognano. Sono due anni che si è insediato, sono due anni che questo disinquinamento non avviene e probabilmente qualche problema in più ci sarà per i cittadini che vivono a Piano d'Orta. Quindi ribaltare il tavolo e dire che le responsabilità sono altrui, insomma, io li consiglio vivamente entrambi di studiare, leggere le carte e poi fare le conferenze stampa. Io auspico invece che la Regione prenda in mano la situazione di Piano d'Orta seriamente e, come ho sentito dire anche dal consigliere Blasioli, si possa fare un tavolo istituzionale che vada a ragionare con la Molligian, vada a revocare questi atti amministrativi che sono stati già sospesi dal TAR, alcuni già annullati, addirittura ordinanze emesse dal sindaco revocate da lui stesso, e si comprenda un percorso unitario che acceleri tutte le procedure messe in campo. Ecco, io credo che quando si parla di ambiente, di territorio, bisogna stare molto attenti e bisogna aver fatto bene gli atti amministrativi, perché dare solo le responsabilità dichiarate in conferenza stampa senza supporti amministrativi diventa veramente qualcosa di ridicolo, di cui si può fare a meno, perché si ingenera confusione nei cittadini facendo pensare cose non esistenti. L'amministrazione provinciale, regionale e comunale di centrosinistra, contrariamente a quello che ha detto il consigliere Testa, sono quelle che hanno lavorato per portare a fare le ordinanze di cui oggi tutti parlano. Quindi io sono pienamente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto noi. Sono preoccupato per il lavoro non fatto dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia capeggiato da Guarino Testa. Ancora aggiornamenti per quanto riguarda gli incendi. È sotto controllo il nuovo rogo che si è generato nel primo pomeriggio all'interno della riserva naturale Pineta d'Annunziana di Pescara, già devastata dagli incendi che domenica scorsa hanno interessato la zona sud della città. Le fiamme oggi hanno colpito l'area retrostante la filiale delle Poste di via Luisa d'Annunzio. Il rogo, complice il vento di queste ore, ha ripreso vigore attorno alle ore 14:30. Vigili del fuoco e carabinieri sono prontamente intervenuti. Attualmente la situazione è stata ridimensionata. La zona è controllata a vista in più punti per intervenire in caso di ripresa dell'incendio.
E noi andiamo a Teramo, dove riapre al traffico via Enrico Fermi a San Nicolò, una strada che da 12 anni era interessata da notevoli problemi di dissesto idrogeologico. Sulla via è stata realizzata anche un nuovo manto di asfalto. Vediamo. Nel 2009 c'era stato questo problema del dissesto idrogeologico, nel 2010 fu emessa un'ordinanza di chiusura di via Fermi in conseguenza del dissesto idrogeologico. Oggi abbiamo concluso i lavori non solo di messa in sicurezza del dissesto, ma abbiamo riaperto via Fermi e la viabilità, diciamo, cittadina, in modo tale da poter consentire non solo ai residenti di questa zona, ma a tutti i concittadini teramani di poter fruire di questo spazio. L'intervento del dissesto sono state fatte realizzare dei gabbioni per poter contenere l'erosione che si era verificata, è stato ripristinato il piede di scarpa del terreno e tecnicamente ci ha consentito di poter poi ripristinare la viabilità sovrastante. Devo dire che adesso ci sarà anche un momento di assestamento, ci vorrà qualche pioggia per poter verificare l'assestamento di questo spazio, ma nello stesso tempo abbiamo fatto l'asfalto per restituire a San Nicolò, diciamo, uno spazio che possa essere veramente utilizzato in tranquillità. Un segno del fatto che, insomma, si tratta di un problema sentito, dopo 11 anni della chiusura della strada, ma soprattutto di una frana che avanzava in modo anche pericoloso, l'obiettivo che ci siamo posti l'abbiamo raggiunto in pochissimo tempo, perché abbiamo lavorato come un'amministrazione deve fare, mettendo insieme anche tutti gli altri enti competenti. C'è stato il contributo, una parte del contributo della Regione Abruzzo, che comunque ringraziamo, ma c'è stata soprattutto la volontà dell'amministrazione di risolvere un problema legato alla viabilità in una parte importante della frazione, quindi alla qualità della vita della frazione stessa, e quindi uno snodo importante, ma soprattutto la messa in sicurezza della frana, in un'area che tra l'altro da qui a breve sarà interessata dai lavori di ricostruzione di questo palazzo che vediamo alle spalle, un'opera importante di diversi milioni di euro, e quindi, insomma, si riqualifica complessivamente attraverso anche e soprattutto la messa in sicurezza dell'area in una zona che è poi quella d'ingresso della frazione. Torna anche quest'anno lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 39esima edizione. 6 serate di grandi eventi nelle piazze del centro storico. Vediamo. 6 serate all'insegna della musica, dell'arte e della cultura. Lo Spoltore Ensemble torna anche quest'anno con la sua 39esima edizione, che vedrà la presenza di grandi personaggi come per esempio Laura Morante, Giuliana Desio e Paolo Fresu. Per il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito si tratta del 10° Spoltore Ensemble da primo cittadino. L'evento si svolgerà seguendo le precauzioni anti-Covid. Una delle manifestazioni culturali più longeve di tutta la regione, ha un richiamo nazionale e quindi, insomma, merita tutta l'attenzione possibile, perché la sua storia dice tanto. Noi non ci siamo mai interrotti, nemmeno l'anno scorso e nemmeno quest'anno, però è chiaro che sono edizioni un po' costrette, perché ad esempio gli spettacoli avranno 200 posti a sedere rispetto alla grande piazza che ospita Piazza San Giovanni, che però non più di 200 persone, quindi significa che... Però abbiamo allungato le serate, perché abbiamo detto sono pochi posti, e quest'anno saranno 6 giorni lo Spoltore Ensemble, dal 17 al 22 di agosto. Un programma molto intenso, con 8 spettacoli, con artisti molto popolari ma di elevata qualità culturale. Iniziamo il 17 con Laura Morante, un spettacolo molto bello, teatro e musica, è un po' la chiave classica dello Spoltore Ensemble, ma in particolare di questa edizione. Brividi Morali, lo spettacolo che farà Laura Morante, che è uno spettacolo in esclusiva per noi, ma ci saranno tante presenti, Giuliana Desio ad esempio con Favolosa, ci sarà Stefano Massini, vero e proprio guru dell'informazione televisiva, culturale, chiuderà Paolo Fresu in una giornata davvero densa, perché sarà aperta da un concerto dei solisti aquilani con Ugo Pagliai e Cesare Chiacchieretto in un omaggio ad Astor Piazzolla, e ci sarà poi il concerto conclusivo di Paolo Fresu, che è forse il testimonial più importante a livello internazionale per il jazz e per la musica a livello europeo e mondiale. Quindi un programma davvero molto denso.
Nell'ambito del Festival Abruzzo dal Vivo, sabato sera all'eremo dell'Annunziata di Fano Adriano si svolgerà una serata dedicata all'ex direttore di famiglia Cristiana Don Giuseppe Zilli. L'attrice Vanessa Gravina leggerà alcuni brani tratti dal libro La parrocchia di carta e sarà anche presentato un premio giornalistico a lui intitolato A 100 anni dalla nascita. Vediamo. È importante dare un messaggio su un giornalismo di qualità, un giornalismo con una grande carica etica, a sottolineare il ruolo che in una società che si definisce civile il mondo appunto della comunicazione ha. E poi questo messaggio positivo di un uomo che parte da un paesino dell'entroterra abruzzese, da una famiglia molto umile, e riesce a farsi strada con la sua forza, con la sua cultura e riesce soprattutto ad essere profondamente moderno e innovativo, un sacerdote che distingue tra giornale clericale e giornale cattolico, che apre le braccia ai dubbi che attanagliano le famiglie della sua epoca, è l'epoca in cui si discute di divorzio, di aborto e che accoglie pienamente gli indirizzi del concilio in un momento in cui la polemica serpeggia anche nel mondo cattolico, quindi un messaggio di grande straordinaria modernità. I premi giornalisti nascono quando i personaggi che si vogliono celebrare poi hanno dietro le spalle, hanno lasciato una storia nella storia del giornalismo e Don Giuseppe Zilli sicuramente lo è stato un grande direttore. Pensi che quando ha diretto Famiglia Cristiana è riuscito addirittura a raggiungere tirature di 2 milioni di copie, cose veramente impensabili oggi con i periodici. E poi non si è limitato soltanto a questo, ha fondato anche quella rivista molto importante di teologia ma anche di critica sociale che è stato Jesus, che ha ospitato i più grandi intellettuali italiani, per cui merita assolutamente di essere celebrato. Io mi congratulo con l'amministrazione di Fano Adriano che ha avuto questa idea. Noi lo ricordiamo innanzitutto come concittadino, ma anche come giornalista e quindi il 7 agosto partirà questa serata dove ci sarà l'attrice Vanessa Gravina che ricorderà Don Giuseppe e poi sarà il lancio per il premio giornalistico nazionale che lanceremo nel 2022. Presentato questa mattina a Pescara lo spettacolo teatrale Dove nacque Italia, un viaggio tra storia, tra pupi, cunto e musica, in programma sabato 7 agosto alle ore 21:30 presso l'Aurum. Vediamo. Viva l'imperatore Carlo Magno! Viva Sua Maestà! Viva! Il 7 agosto all'Aurum di Pescara ci sarà l'evento Dove nacque Italia. Che cos'è questo evento e come è nata l'idea di questa iniziativa? Dove nacque Italia, una storia da raccontare, è un'iniziativa nata per il debutto dell'omonimo spettacolo Dove nacque Italia, una storia tra pupi, un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica. E abbiamo deciso di mettere su una rete costituita dalle realtà che hanno prodotto lo spettacolo, quindi Cunta Terra, che è un'associazione di Chieti, un'associazione, una compagnia di teatro d'arte popolare di Chieti, la Compagnia dei Pupi Italici, il TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo, coproduttore dello spettacolo, Comitato Provinciale Arci di Pescara e l'Associazione Viteliu di Pescara. Tutte queste realtà stanno collaborando insieme per organizzare questa giornata appunto che poi culminerà con il debutto dello spettacolo, un debutto nazionale. Abbiamo puntato nell'organizzazione di questa giornata alla multidisciplinarità degli interventi, quindi si tratta di una ricca giornata che inizierà alle 10 del mattino con l'allestimento di una mostra divulgativa sull'antica storia dei popoli italici, che è una storia diciamo fondamentale, importante e valorizzante del nostro territorio. Alla mostra ci saranno quindi dei pannelli che spiegheranno la storia degli italici, ma ci saranno anche degli artigiani che attraverso l'artigianato, il tessuto, la pietra, la lavorazione della pietra, tra la lavorazione dei gioielli racconteranno una parte di questa importante storia. A seguire ci saranno dei laboratori per bambini perché riteniamo fondamentale che i bimbi possano partecipare alla vita culturale del territorio, organizzati attraverso grazie al progetto CET, Cultura, Empowerment, Educazione e Territorio, che è un progetto promosso dall'ARCI
che Arci Pescara coordina sul territorio, attraverso cui diamo la possibilità ai bambini di partecipare a delle attività educative di contrasto alla povertà educativa in maniera del tutto gratuita. Dopo 100 anni ed un restauro accuratissimo è tornato a suonare uno splendido pianoforte del 1873, protagonista della serata concerto organizzata dalla Galleria d'Arte Maritz in collaborazione con l'Associazione Culturale Pomodoro a Francavilla al Mare. Alla platea sono state proposte composizioni dei grandi maestri della musica classica nella cornice offerta da opere pittoriche degli artisti del Novecento. Alfredo Primante. Le note di uno stupendo pianoforte Wesley Fabrich Wien del 1873, tornato a suonare a seguito di un minuzioso restauro, hanno impreziosito la serata di musica ed arte organizzata dalla Galleria Maritz in collaborazione con l'Associazione Culturale Pomodoro nella cornice di Piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare. Il soprano Sara Borrelli e il maestro Francesco Alessandrini, all'organo e al pianoforte, hanno proposto alla folta platea alcuni capolavori dei grandi compositori classici, da Leoncavallo a Wagner, da Mascagni a Puccini e Verdi. Serata d'estate nella quale, come detto, si sono unite musica ed arte pittorica grazie all'esposizione delle opere di alcuni celebri maestri del Novecento. Siamo allo sport. Per il doppio Fiorillo, il Pescara pensa a Mirko Pigliacelli e nel caso sarebbe l'ennesimo ritorno per il portiere romano, operazione non semplice visto che il giocatore milita nelle Serie A romena. Intanto limati gli ultimi dettagli dell'accordo, in arrivo dalla Ternana anche l'esterno Paolo Frascatore. Andrea Costantini. Difensori e portiere sono i principali obiettivi di questa intensa fase di calciomercato per il Pescara. L'ampia operazione con la Ternana sta per vedere sistemata l'ultima tessera. Paolo Frascatore arriva a titolo definitivo. Come detto negli ultimi due giorni, qualche problemino, qualche dettaglio da limare nell'accordo tra il Pescara e il giocatore. Ora che la quadra si è trovata, Frascatore è in arrivo in città ed è pronto a tornare a indossare il biancazzurro. Si auspica con un esito migliore rispetto al 2013, quando, ben più giovane, trovò poco spazio e andò via nel gennaio 2014. Destinazione Regina. Difensore mancino, nasce come fluidificante e Auteri potrà impiegarlo come tutta fascia di sinistra, ma adattabile anche come braccetto mancino nel trio di centrali. Difesa che sarà ulteriormente puntellata anche con l'innesto dell'ex L'Aquila Gianmarco Ingrosso, in uscita dal Pisa lo scorso anno, autore di una buona stagione in B al Cosenza, è ben noto a Gaetano Auteri che lo ha allenato a Matera. Di stretta attualità poi la caccia al sostituto di Vincenzo Fiorillo. Contatti sono stati allacciati con una vecchia conoscenza, Mirko Pigliacelli, che in passato più volte ha indossato la casacca biancazzurra. Operazione non semplice perché il giocatore milita nell'Universitate a Craiova, nella Serie A rumena, e ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tuttavia il Pescara ci prova, sfruttando anche i buoni rapporti con l'agente di Pigliacelli, e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo, sia per la definizione di un indennizzo al club romeno, sia per l'ingaggio del estremo difensore romano cresciuto nelle giovanili della Roma. A Pescara è arrivato in prestito dal Parma nella prima parte della stagione 13-14 per poi andare via a gennaio. Acquistato a titolo definitivo nel 2015, fu subito girato in prestito alla Provercelli e successivamente al Trapani. Tornato alla base nell'estate 2017, ebbe subito la fiducia di Zeman che lo preferì a Fiorillo. Poi la rottura col Boemo, consumata con la tribuna di Empoli e la successiva cessione. Pescara che continua a monitorare altri profili quali Bindi del Pordenone, Gagno del Modena e Pissari dell'Alessandria. Intanto si conosce la data dei calendari. Saranno sorteggiati lunedì 9 agosto alle ore 19, preceduti dalla definizione dei gironi, con Pescara e Teramo che saranno inserite nel girone B. Intanto la Federcalcio ha riformulato la graduatoria dei ripescaggi. Escluso il Fano, andranno in C Latina, Lucchese, Fidelisandria, Pistoiese e Siena. Una volta esaurite le pronunce del TAR sui ricorsi delle escluse, il presidente federale
federale Gravina ratificherà riammissioni e ripescaggi. Siamo in casa a Teramo, accordo raggiunto tra il Diavolo e la Ternana per la cessione del difensore di Akite, il franco-maliano classe 2000 assistito dal procuratore Fabrizio Ferrari nei prossimi giorni metterà nero su bianco e diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore delle fere di Akite, arrivato in bianco-rosso dopo una stagione in Serie D tra le fila dell'Agnonese. Nella scorsa stagione ha stupito tutti nella sua prima tra i professionisti, chiudendo con 26 presenze e 2 assist. Strada inversa invece per il 28enne Toz, che nella prossima stagione difenderà i pali biancorossi. Intanto è ufficiale l'arrivo a titolo definitivo dalla Sampdoria di Cristian Aziosmanovic nella scorsa stagione nelle fila della Casertana, proprio con mister Guidi. E rimaniamo in casa Teramo, dove in fase di stallo per le trattative di Santoro al Brescia e Cianci al Padova. Nel pomeriggio invece è fissato un incontro tra il presidente Franco Iachini, il DS Carlo Musa e il DS della Ternana Luca Leone per gli Akite. Come abbiamo detto, hanno trovato l'accordo per la cessione del difensore. Il Teramo ha chiesto soldi e l'inserimento come contropartita del portiere Tozzo, come abbiamo ancora già annunciato in precedenza. Nel vertice si cercherà la quadra per lo sviluppo dell'operazione, che dovrebbe essere portato in porto nelle prossime ore. Nella prossima intervista intanto conosciamo meglio un volto nuovo biancorosso, il giovane centrocampista Marco Cucurullo. Sì, da amici che comunque il procuratore mi aveva comunicato che comunque c'era interesse da parte del Teramo prendermi, acquistarmi, e quindi poi in questi giorni, ci sono stati un paio di giorni comunque per la trattativa, e appena ho avuto l'opportunità di venire a Teramo per allenarmi con la squadra e stare con il mister, subito sono venuto. Ho fatto 4 anni di settore giovanile a Benevento, che poi successivamente sono andato in prestito a Taranto, e poi dopo ho fatto un anno di C a Cava, che poi sono qui oggi. Sì, sono un giocatore che comunque mi piace lottare, correre e giocare la palla, e spero di dare tanto per questa maglia. A Taranto ho incontrato il mister Panarelli, che comunque ha fatto giocare a 2, poi successivamente a Cava dei Tirreni abbiamo giocato a 3, a 2, non ci sono problemi comunque, sia a 2 che a 3 mi trovo bene. Sì, è stata una bella emozione comunque affrontare una squadra come il Teramo, che comunque anche l'anno scorso ha fatto playoff e tutto, quindi sono contento di far parte di questa società e di questa piazza importante come Teramo, e spero di dare tanto. Sicuramente migliorare a livello personale e puntare più in alto possibile con la squadra. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci.